In un sondaggio YouTube vi chiedevo che tipi di ricette vi sarebbe piaciuto vedere sul canale, hanno stravinto le ricette tradizionali regionali e le ricette quelle per tutti i giorni, quelle che se no facciamo sempre le stesse cose. Allora, oggi vi do una ricetta di un sughetto, lo potrete fare con la pasta che preferite, fatto con pomodoro fresco e le acciughe. Viene una cosa buonissima e c'è anche un ingrediente che non vi aspettate. Adesso sigla e le prepariamo insieme. Stiamo preparando il concassé di pomodoro. In alternativa potete usare dei pelati. Incidiamo a croce la sola pelle dei pomodori sul fondo, non dobbiamo andare in profondità. Poi, quando l'acqua salata sarà in ebollizione, li facciamo scottare per circa 3-4 minuti. Alla fine dovrà iniziare nei tagli a staccarsi un pochino la pelle, come vedete in video. Li facciamo raffreddare quel tanto per poterli maneggiare ed eliminiamo la pelle. Eliminiamo anche la parte dura e i semi. Quindi facciamo un trito grossolano. Facciamo rosolare su fiamma media il pesto aromatico per un paio di minuti. Quindi uniamo il trito di pomodori, mescoliamo e facciamo cuocere per 15-20 minuti. Dobbiamo avere alla fine un sughettino un pochino rappreso e insaporito. Scoliamo la pasta, non troppo, uniamo un mestolo scarso di acqua di cottura e mescoliamo bene su fiamma alta per far mantecare il tutto. Pronti per andare in tavola e grazie per aver guardato il video. Vi ricordo che su questo canale ci sono due contenuti a settimana, ricordate quindi iscrizione e campanellina su tutte. A presterrimo, ciao!